Il mondo del wrestling indipendente è un mondo che vive di porte aperte, gente che viene, gente che va, alleanze che si formano in modo improvviso, alleanze che in qualche modo sono occasionali e magari terminano già il giorno dopo l'evento. Eppure, tante volte nel mondo sottovalutato del wrestling indipendente ci sono delle situazioni, ci sono delle dinamiche che danno vita a alleanze durature, a rivalità che si sviluppano magari per mesi, per anni, in modo un po' dilatato e che puntano soprattutto sulla competizione e magari non tanto sull'intrattenimento. Ma ancora una volta, bentornati su Wrestling Unico Amore e benvenuti in un nuovo appuntamento di Indie Nation, non in versione podcast, ma in versione pillole. Le pillole di Indie Nation sono state un po' quello che ha dato il via a questo progetto dedicato al mondo del wrestling indipendente. Sul canale YouTube del lato viola del ring potete trovare i primi 70 capitoli delle pillole di Indie Nation, che però adesso, come la versione podcast, trovano casa qui su Wrestling Unico Amore. E voglio partire proprio raccontandovi quella che è una rivalità che sostanzialmente va avanti da diversi anni e chissà, magari in futuro potrebbe riaccendersi nuovamente, ovvero quella fra i Velocity e gli Aussie Open, quattro ragazzi australiani che hanno iniziato il loro percorso nel mondo del wrestling sostanzialmente come competitori in singolo, comunque come wrestler per competizione singola, ma poi trovando un affiatamento speciale con un loro connazionale, allora hanno sperimentato qualcosa di diverso. Questo l'hanno fatto gli Aussie Open, che comunque per diversi anni hanno mosso i loro primi passi nel mondo australiano, ma ad un certo punto, fra 2017 e 2018, hanno iniziato ad apparire sempre di più nel mondo del wrestling europeo. Questo ha permesso poi al wrestling australiano, perché sì, c'è wrestling anche in Australia e anche di qualità, di trovare comunque sia nuovi volti, comunque nuovi protagonisti della scena. E altri due ragazzi che hanno trovato una chimica speciale sono proprio i Velocities, Jude London e Paris De Silva, due ragazzi che sostanzialmente, come dicono anche loro in un piccolo documentario disponibile sul canale YouTube della PWA Australia, comunque erano molto grintosi come competitor in singolo, ma mancava qualcosa, mancava un'identità, qualcosa che gli desse della solidità in più. Quel qualcosa l'hanno trovato l'uno nell'altro, e così nel corso del 2017 i due iniziano a fare coppia insieme, a feudare con diversi team già collaudati del mondo australiano, come per esempio i Four Nations oppure gli ABBA. Non il gruppo musicale, vi vedo che state lì a fare battute, non quegli ABBA, altri ABBA, gli ABBA del mondo del wrestling, che hanno affrontato i Velocities, così come altri gruppi, e finché poi nel 2018 sono stati messi in palio i vacanti titoli di coppia della PWA Australia, titoli che i Velocities sono riusciti a conquistare al loro primo tentativo. Infatti il 16 giugno del 2018 i Velocities affrontano ancora una volta i Four Nations, Jack Bonza e Mick Moretti, e riescono a conquistare le cinture, che difendono per ben tre volte, archiviando anche una rivalità contro gli MK Plus Ultra. Tuttavia, dopo quelle tre difese, in qualche modo dei ragazzi che sono mancati per tanto tempo per via comunque della pandemia, tornano in Australia per prendersi ancora una volta la scena. E quei ragazzi sono proprio gli Aussie Open. Gli Aussie Open vogliono portare i Velocities a livello successivo, ma allo stesso tempo dimostrando di essere comunque i migliori sostanzialmente sulla scena. E così
l'8 di maggio, nel corso dell'evento Aussie Open contro Velocities, i due team si affrontano in un incredibile main event che dura più di 30 minuti, un atletismo pazzesco mostrato da tutti e quattro gli atleti, anzi in qualche modo diciamo che i Velocities mostrano anche qualcosa in più, fanno vedere tutto il loro cuore, tutto il loro orgoglio di essere campioni da più di 500 giorni della PWA Australia. Paris De Silva riesce a chiudere quasi il match con la sua Shooting Star DDT, una manovra bellissima, incredibile, che secondo me solo lui riesce a connettere davvero in modo preciso, in modo pulito. Però tutto questo non basta, gli Aussie Open alla fine riescono a isolare Jude London nel ring con un Paris De Silva che per via di tutti gli sforzi fatti durante il match non riesce ad arrivare in tempo per salvare il suo compagno, e così gli Aussie Open mettono fine al primo regno dei Velocities. Tuttavia questa è solo una piccola parte comunque diciamo della loro rivalità, che diciamo inizia con un match incredibile ma poi si sviluppa successivamente in altri scontri e in altre dinamiche. Infatti gli Aussie Open portano quelle cinture anche in Europa, difendendole in Rev Pro e in OTT, ma nel frattempo i Velocities comunque continuano a rimanere nel giro importante per quanto riguarda la competizione di coppia. Hanno comunque diverse battaglie che gli permettono di rimanere fra i team più quotati del mondo australiano, e all'inizio del 2022 gli Aussie Open devono tornare per forza in terra natia per difendere quelle cinture anche appunto a casa loro. E così il 14 gennaio del 2022, nel corso dell'evento PWA Welcome to Black Parade, c'è il rematch fra Aussie Open e Velocities, che dura ancora più del precedente ma ha delle dinamiche anche abbastanza strane, perché gli Aussie Open sembrano quasi temere in qualche modo i Velocities, gli riconoscono comunque durante il match le loro capacità, tanto da utilizzare anche dei sotterfugi per provare a vincere, come per esempio manovre al limite del regolamento, il fatto comunque di approfittare di un ref bump per provare a portarsi in vantaggio utilizzando le cinture, e i Velocities dal canto loro comunque mostrano quella maturità che magari nel primo scontro era mancata, dove si sono giocati tutto dal punto di vista dell'atletismo, mentre invece questa volta mostrano di conoscere, di aver in qualche modo assimilato anche le capacità degli avversari, e quindi riescono a contrastare comunque quelle che sono le loro manovre tipiche, comunque le loro offensive tipiche, così che poi nelle fasi finali del match riescono a arrivare alla vittoria, non solo riottenendo così le cinture di coppia ma anche salvando la loro carriera come performer in coppia. Infatti gli Aussie Open, in qualche modo avendo battuto i Velocities, non volevano riaffrontarli senza che ci fosse qualcosa di grosso sul piatto che coinvolgesse anche i Velocities, che non avendo cinture si sono giocati l'unica cosa che in qualche modo gli rimaneva, ovvero la loro carriera come tag team wrestler. E alla fine quella carriera sono riusciti a salvarla e a proseguirla, e anche loro poi hanno iniziato un'escursione all'estero, sempre nel corso del 2022, andando in qualche modo a rompere le uova nel paniere in un luogo che comunque gli Aussie Open hanno conquistato e dominato più volte, ovvero la Rev Pro Wrestling. Infatti nell'estate del 2022, oltre ad apparire anche in Italia nello show di debutto di SAJ Wrestling, i Velocities sono stati protagonisti sostanzialmente della Great British Tag League, che ha visto comunque coinvolti, oltre a loro, gli Aussie Open e Sunshine Machine, comunque altri team molto importanti del panorama europeo, come per esempio i Lycos Gym oppure anche gli Eifu Destination Everywhere, perché adesso ormai Michael Oko e Connor Mills hanno preso strade diverse. Però comunque sia, c'era all'epoca una competizione molto grossa, molto importante
presente nel torneo annuale a coppie della Rev Pro, che ha visto i Velocities arrivare in finale per scontrarsi nuovamente con gli Aussie Open. Il tutto è accaduto nell'edizione 2022 di Summer Sizzler, dove questa volta c'è stato un altro scontro, diciamo, sostanzialmente senza remore, senza paure. I due team di base ormai si erano conosciuti da tutti i punti di vista, strategico e atletico, e quindi nel corso di Summer Sizzler hanno concentrato tutto questo per creare uno scontro anche un po' diverso dai precedenti, non solo per la durata magari un po' più ridotta, ma anche per l'ulteriore maturità che i due team hanno dimostrato nella reciproca conoscenza. Infatti, per esempio, quando Paris De Silva ha provato a connettere una manovra aerea, gli Aussie Open, che in quel momento stavano dominando Jude London, si sono accorti della situazione e sostanzialmente hanno schivato l'assalto aereo, portando Paris De Silva a connettere la mossa sul suo compagno e quindi mettere il match in una situazione di favore per gli Aussie Open. Ma ancora una volta i Velocities, consci comunque delle offensive tipiche degli altri due australiani, sono riusciti a evitare quelle manovre per portarsi a casa poi il match e anche la vittoria della competizione. Quindi una rivalità che li ha portati a darsi battaglia non solo nella loro terra natia, ma anche qui in Europa, sempre con grande atletismo e ogni volta portando una piccola cosa in più per quanto riguarda proprio lo storytelling del match, indipendentemente sostanzialmente dalla sua durata. Quindi portando avanti comunque una storia che mostra come, oltre a tanti spot, oltre a tante mosse, nel mondo del wrestling indipendente c'è anche proprio un percorso di maturità personale, e quando si trova quel team oppure quel performer con cui si può costruire una rivalità un po' più dura, beh, tutto questo permette di maturare ancora di più. Questa è una grande sintesi, diciamo, della storia, così come anche dei match che hanno coinvolto gli Aussie Open e i Velocities. Ovviamente, come per tutti gli altri nostri contenuti, vi invito a lasciare un like, così come anche un commento, se volete magari sempre più contenuti legati al mondo del wrestling indipendente. Mentre invece qui sotto in descrizione, oltre a trovare i link delle nostre altre diciamo pagine social, così come anche del nostro gruppo Telegram, trovate anche il link di uno dei match fra gli Aussie Open e i Velocities, che è disponibile gratuitamente su YouTube. Quindi mi raccomando, diteci cosa ne pensate, lasciateci un like, un piccolo supporto comunque per far arrivare il nostro contenuto a quante più persone possibili, e noi ci vediamo a un prossimo video sempre qui su Wrestling Unite.